Buonasera, ben ritrovati con il nostro appuntamento di formazione online dedicato alle soluzioni NIMIO, nello specifico, più in generale, un po' lo stato dell'arte, delle risorse tecnologiche a disposizione dei docenti. Come ieri faccio un piccolo sondaggio per essere sicuro che l'audio sia a posto, che mi sentiate bene. Adesso chiudo la mia webcam, vi invito come ieri a fare lo stesso, ossia non utilizzare la vostra webcam, non utilizzare il microfono, usiamo la finestra di chat per comunicare. Allora, la voce è un po' gracchiante, ma potrebbe essere che sia proprio la mia voce di per sé essere gracchiante, ma provo a abbassare leggermente il volume del microfono, sperando che si possa avere in questo modo un audio migliore. Ditemi se riuscite a sentire bene. Ok, siamo partiti con la registrazione della nostra lezione e ne approfitto per dirvi subito che intanto ho pubblicato ieri sera su YouTube la registrazione della lezione che abbiamo tenuto ieri, quindi dei due corsi che abbiamo fatto insieme. Li trovate nella pagina formazione del sito Classroom i link per vedere le registrazioni. Adesso vi mando direttamente l'indirizzo della pagina di mio Classroom, ma poi se avete voglia di andare sulla pagina troverete che abbiamo già pubblicato le nuove date, quindi la prossima tornata di corsi, 26 aprile, 27 aprile, 28 aprile, verranno riproposte le lezioni di ieri e quella di oggi. Poi ho inserito anche una novità, ossia una quarta lezione programmata per venerdì 29 aprile, sempre dalle 17 alle 18, che sarà dedicata ad uno spunto che secondo me è decisamente importante, ossia come gestire in maniera efficace uno scenario che può diventare potenzialmente anarchico, ossia quello che oggi inizieremo a prefigurare, in cui gli studenti hanno in mano dei dispositivi mobili che possono essere tablet oppure smartphone e se non abbiamo alle spalle certa infrastruttura in grado di controllare i loro dispositivi, beh, molto facilmente loro sfuggiranno al nostro controllo e finiranno per fare un po' quello che preferiscono con i loro dispositivi. Se riusciremo, penso di sì, venerdì 29 vorrei anche invitare un'altra persona che si occupa proprio di sviluppare soluzioni pensate per la gestione del lavoro in ambito didattico utilizzando tablet. Quindi, se vorrete, ricordatevi che potete iscrivervi anche soltanto all'incontro di venerdì 29 aprile, senza necessariamente iscrivervi alle tre lezioni precedenti che a questo punto avrete già seguito. Poi, andando giù nella pagina, vedrete che abbiamo qui una nuova sezione. Posso rivedere le lezioni? Certo, tutte le lezioni vengono registrate ed è possibile vederle o rivederle sul nostro canale YouTube. Vi mando adesso anche il link del canale YouTube, in cui via via pubblicherò le lezioni una volta che saranno concluse. Direi che fatta questa piccola premessa, intanto abbiamo dato tempo magari agli ultimi arrivati di entrare nel nostro spazio di condivisione, direi di dare il via al nostro incontro, che sposta un po' l'obiettivo dalla LIM che è stata protagonista ieri a qualcosa di un po' diverso, perché vedremo come attraverso il software Autore Mimio Studio più un'applicazione che si può scaricare sia per iOS, quindi per iPad, iPhone, che per Android, ma che è anche disponibile via browser per qualsiasi tipo di computer, di dispositivo che possa navigare su internet, potremmo creare dei momenti di verifica, di lavoro collaborativo, basati sulla LIM, ma che coinvolgano in maniera individuale oppure collettiva i nostri studenti che potranno interagire con noi lavorando sui loro tablet. Quindi direi di partire subito con il cuore del nostro incontro, andando nuovamente ad aprire il blocco note Mimio Studio che è stato il protagonista di ieri. Quindi doppio clic sull'icona blocco note Mimio Studio, ci troviamo nell'ambiente di lavoro che ormai dovrebbe esserci abbastanza familiare e scopriamo subito una cosa
secondo me piuttosto importante, ossia che se avete il software Mimio Studio a disposizione, quindi se avete una lavagna interattiva Mimio, avete anche la possibilità subito di scaricare l'app Mimio Mobile da Google Play oppure dall'App Store e prendere il controllo della lavagna interattiva dal vostro tablet. Adesso vi faccio vedere come. Mi fermo un attimo perché vedo che Maria Rosa non ha l'audio e le scriviamo che può provare a controllare il volume delle casse. Se mi confermate, insomma, che in generale mi state sentendo tutti, penso che sia un problema della collega. Oppure le suggeriamo di uscire e rientrare nella sessione. Ok, sperando che riesca a risolvere questo problema. Dunque, immaginiamo di avere con noi il nostro tablet, potrebbe anche essere proprio il nostro tablet di proprietà, basta che sia un tablet con iOS, generalmente un iPad mini, iPad Air, quello che preferite, oppure un tablet Android, Samsung, insomma, ce ne sono tantissime delle marche più disparate. Quello che dobbiamo fare, innanzitutto, ve lo scrivo perché è fondamentale, ossia assicurarsi che sia presente in classe una connessione Wi-Fi. Ecco, questo è veramente il prerequisito fondamentale per qualsiasi tipo di lavoro che noi andremo a fare, coinvolgendo dei dispositivi mobili. Naturalmente, per fare in modo che dispositivi diversi, che possono essere tablet, smartphone, oppure anche dei computer, ho bisogno di un'infrastruttura, quindi una rete che mi permetta, di far sì che questi dispositivi comunichino fra loro. Noi adesso parliamo soltanto di una rete, quindi non necessariamente di una connessione a internet. Diciamo che la connessione a internet ci permette di, far sì che i nostri computer entrino in contatto con dei computer che sono al di fuori della nostra scuola. Ma per fare un lavoro come quello che vi voglio far vedere adesso è sufficiente che abbiamo una rete interna, quindi una rete Wi-Fi che lavora soltanto per mettere in comunicazione i computer della nostra scuola. Va benissimo, è più che sufficiente, ma deve esserci necessariamente. Primo passo. Secondo passo, scaricare l'app Mimio Mobile dall'App Store o da Google Play. È assolutamente gratuita, quindi non c'è da pagare nulla, non dovete fare altro che scrivere Mimio Mobile nell'area di ricerca e lo trovate. Adesso vi faccio un piccolo esempio, proprio collegando il tablet che ho portato con me per farvi vedere effettivamente come si svolge la connessione materialmente e soprattutto anche dove si può trovare l'applicazione Mimio Mobile. Sento un po' di ritorno, quindi probabilmente credo che qualcuno abbia lasciato il microfono acceso. Adesso vado a spegnerlo. Qua sì, infatti vedevo un paio di microfoni accesi. Allora, adesso dovreste vedere se tutto funziona come dovrebbe, replicato sullo schermo del mio computer, quindi anche sui vostri computer, la schermata del mio tablet. La procedura è esattamente la stessa se immaginiamo di lavorare in ambiente Android, quindi non andrò sull'App Store, ma andrò su Google Play. Una volta fatto questo, vado nello spazio di ricerca, digito Mimio Mobile, cerca, ed ecco che seleziona l'applicazione Mimio Mobile. In questo caso, visto che l'ho già installata, non mi dà la possibilità di riscaricarla, però potete andare su Scarica o Installa e l'applicazione verrà scaricata ed installata sul vostro dispositivo senza dover pagare assolutamente nulla. Disconnetto nuovamente, momentaneamente, il mio tablet perché adesso ritorniamo al nostro PC. Perché un altro prerequisito deriva direttamente dal primo ed è questo, ossia
assicurarsi che il tablet sia sulla stessa rete wifi del PC. Questo è fondamentale perché immaginiamo di avere il PC collegato alla nostra lavagna interattiva. L'obiettivo che ci stiamo proponendo adesso è quello di prendere il controllo della lavagna interattiva non dalla LIM stessa, ma dal nostro tablet. Quindi, fra virgolette, saremo in grado alla fine di questa parte del tutorial, saremo in grado di controllare la nostra lavagna interattiva da qualsiasi punto della classe lavorando sul tablet, però è fondamentale che il nostro tablet si trovi sulla stessa rete wifi del PC. Questo è proprio il prerequisito fondamentale. Quindi, almeno la prima volta, verifichiamo di trovarci sulla rete che ci sarà stata, immagino, fornita dal tecnico della scuola e ci connettiamo sia dal PC che dal tablet. Una volta che abbiamo fatto questo, cosa dobbiamo fare per prendere il controllo della nostra lavagna interattiva dal tablet? Lanciamo il blocco note Mio Studio, e questo l'abbiamo già fatto. Poi andiamo sulla voce che si trova in alto, strumenti, e poi impostazioni. Si apre un pannello abbastanza ricco di opzioni, però ce ne serve una specifica che è dispositivi mobili. La troviamo nella colonna di sinistra, selezioniamo dispositivi mobili e quello che vedete adesso è il codice QR univoco che mi permetterà di collegare la mia applicazione Mimio Mobile, quindi dal mio tablet, mi permetterà di collegare il mio tablet al software Mimio Studio che è installato sul mio PC. Adesso riparto con la duplicazione, quindi vi faccio vedere le operazioni che vanno svolte dal tablet. Ritorniamo sulla schermata principale, lanciamo l'applicazione Mimio Mobile che si presenta in maniera molto semplice, come vedete. Quindi proprio la prima schermata che noi vediamo appena dal tablet lanciamo Mimio Mobile, beh, vediamo proprio un codice QR, quindi l'applicazione stessa di invitarci a inquadrare un codice QR. Questa operazione va effettuata soltanto alla prima connessione. Le volte dopo andremo sul tasto viola cronologia che ci permetterà di collegarci direttamente ai computer che noi utilizzeremo a scuola. Quindi attraverso la cronologia noi non avremo bisogno di fare tutta questa procedura di inquadrare il codice QR, ma andremo dritti a collegarci col PC di classe. La scansione del codice QR implica che il nostro tablet abbia una fotocamera e l'abbia anche funzionante. Nel caso in cui magari la fotocamera fosse rotta o avessimo un tablet, penso ad esempio all'iPad di prima generazione, privo di videocamera o di fotocamera, non è un problema perché l'ultima voce, quella azzurrina, manuale, mi permette di connettermi al PC senza dover utilizzare la fotocamera, quindi senza inquadrare nessun codice QR. Ecco, se mettiamo fianco a fianco il nostro tablet e la schermata che invece abbiamo sul computer, vedete che sotto al codice QR abbiamo l'indicazione di un indirizzo IP, di una porta e di un codice di accesso. Questi dati vanno riportati, quindi vanno digitati negli spazi corrispondenti che io trovo nell'interfaccia di Mimio Mobile sul mio tablet. In questo modo mi posso collegare al computer senza inquadrare il codice QR, ma nel nostro caso inquadreremo invece il codice QR che sicuramente, se abbiamo un tablet con videocamera e questa funziona, è il sistema più comodo e veloce. Per attivare la videocamera tocco il codice QR. Il codice QR a questo punto va inquadrato direttamente sullo schermo della lavagna interattiva. Una volta che ho fatto questo, il mio tablet replicherà la schermata del computer e quindi mi permetterà di gestire la lavagna interattiva senza bisogno di stare alla lavagna interattiva, ma lavorando direttamente sul mio tablet, usando quindi le dita oppure una penna. Adesso ho disattivato la visualizzazione del tablet per una semplice ragione, ossia che facendo una replicazione di uno schermo che comunque voi state vedendo, si crea un effetto di schermo nello schermo all'infinito, un po' come quando ci si riflette fra due specchi, che risulta sgradevole da vedere. In ogni caso, in questo momento,
Il lavoro che sto facendo e che voi state vedendo, riprodotto sullo schermo, lo sto svolgendo non utilizzando il mouse del mio computer, ma utilizzando il mio tablet. E sicuramente ne sarà la prova il fatto che adesso vado a scrivere a mano libera con una facilità che usando il mouse naturalmente non avrei. Ecco, questa funzione è particolarmente interessante, ad esempio se voglio fare, immaginiamo un'interrogazione, quindi chiamo lo studente alla lavagna, lo studente fa il suo compito, svolge il suo esercizio alla lavagna, io dal fondo della classe intanto tengo d'occhio tutti quanti in modo che non si distraggano, però posso interagire con lo studente. Il fatto che ci sia una persona che sta lavorando alla lavagna interattiva non impedisce che io da un altro punto della classe, utilizzando il mio tablet, possa interagire con lui e lavorare a mia volta insieme con la persona che fisicamente si trova alla LIM. Ma non è tutto, perché se io chiudo l'applicazione Mimio Mobile scopro che ho il controllo totale di qualsiasi applicazione, di qualsiasi software sia presente sul mio computer, per cui se non voglio lavorare con Mimio Studio, chiudo Mimio Studio e lavorando sempre dal tablet, sul quale vedo proprio una riproduzione fisica di quello che sta succedendo sulla lavagna interattiva, vado a lanciare l'applicazione che preferisco. Ieri abbiamo visto GeoGebra, lo richiamiamo ancora oggi, vado a lanciare di nuovo GeoGebra e lavoro su GeoGebra però direttamente dal tablet. Può essere un'idea anche magari se avessimo, non so, magari un problema tecnico in quel momento sulla lavagna interattiva, il touch non risponde, la lavagna non è calibrata, non sappiamo come fare, beh, comunque possiamo sempre fare la nostra lezione interattiva non utilizzando la LIM ma utilizzando il tablet come interfaccia di interazione touch. E questa è una cosa che, vi ripeto, potete fare subito. Se avete il software Mimio Studio, scaricate l'app, verificate di lavorare sulla stessa rete Wi-Fi del computer che è collegato alla LIM, effettuate la connessione con strumenti, impostazioni e poi inquadrate il codice QR sotto la voce dispositivi mobili. Prima cosa che posso fare, e questa riguarda l'insegnante. Però le cose più interessanti sicuramente si possono fare se coinvolgiamo in attività di vario tipo anche i nostri studenti. Di fatto, se so che qualcuno ha già sulla scia della lezione di ieri ha già scaricato e installato Mimio Studio, se avete fatto caso alle icone che sono apparse sul vostro desktop una volta che avete terminato l'installazione, avrete visto che sono tre: barra degli strumenti, blocco note Mimio Studio, e sono i software che abbiamo visto ieri, e poi ce n'è una terza, registro dei voti Mimio Studio. Beh, il registro dei voti Mimio Studio ci serve solo ed esclusivamente se vogliamo lavorare con i tablet o gli smartphone dei nostri studenti, perché il registro dei voti Mimio Studio ci permette di creare delle classi virtuali e ci permette poi anche di tenere un registro vero e proprio delle attività che sono state svolte dagli studenti in classe mentre lavoravamo in modalità collaborativa o di verifica. Quindi andiamo ad aprire il nostro registro dei voti Mimio Studio per vedere com'è fatto. Beh, l'estetica Mimio è sempre la stessa, quindi massima semplicità, pochi pulsanti in modo tale da poter iniziare a lavorare immediatamente. Allora, vedo che qualcuno si è connesso, è curioso perché quando si aprono le webcam si vedono degli scorci spesso indefinibili. Ecco qua. Allora, quando apriamo il nostro registro dei voti Mimio Studio, la prima cosa che possiamo fare è creare una classe, la seconda popolarla di studenti. Questa operazione può essere fatta sia manualmente che in maniera automatica caricando un database magari preso dai registri di classe vere e proprie. La procedura manuale, adesso ve la illustro, è decisamente semplice, perché è proprio il software a guidarci passo passo. Vedete che appena io lancio il registro dei voti Mimio, l'unica icona attiva, accesa, è quella di aggiungi classe. Clicco su aggiungi classe e molto semplicemente inserisco il nome della nostra classe. Chiamiamola classe di prova 1, aggiungi,
Il primo menu a tendina ci permette a questo punto di passare da una classe all'altra. Ne avevo già creata una che era la prima A e adesso il nostro registro si è arricchito di una seconda classe, classe di prova 1. Una volta che io ho selezionato la mia classe di prova 1, vedete che si attiva la seconda icona che mi permette di aggiungere manualmente gli alunni all'interno di questa classe. Adesso farò una cosa abbastanza banale, cioè andrò ad inserire i nomi degli alunni basandomi sui dispositivi che utilizzerò per farvi questa lezione. Di fatto io, oltre al computer su cui sto lavorando, sono circondato da un iPad, l'avete visto prima, un tablet Android e poi utilizzerò anche il computer stesso con il browser Chrome per farvi vedere come si può usare l'applicazione Mimio Mobile anche senza tablet ma su un computer normale. Allora, chiamiamo il nostro primo alunno iPad, in ogni caso poi ho anche altri campi da riempire, nome, cognome, ID alunno, ID ricevitore, se non li specifico io vengono assegnati automaticamente, poi anche delle informazioni personali sullo studente, indirizzo, città, stato, paese, eventualmente anche riferimenti telefonici dei genitori e così via. Però basta soltanto mettere il nome per il nostro esempio. Quindi, primo studente iPad. Secondo studente Android e terzo studente, questo lo chiamiamo Chrome, che saranno i nostri tre studenti della classe virtuale. Una volta che ho creato la classe, non devo fare nulla. È importante però ricordare che al di là di questa procedura di caricamento manuale, posso anche fare un caricamento automatizzato, molto più veloce se devo caricare molti elenchi di classe. Vado sulla voce File che si trova in alto a destra, importa, posso importare sia degli elenchi di classe oppure degli elenchi di alunni all'interno di una classe che ho già creato con il registro dei voti Minio. Se vedete adesso dal menu a tendina, posso caricare degli elenchi salvati in formato CSV oppure TXT. Sono dei formati di file semplicissimi, sono proprio il grado zero della tabulazione. Qualsiasi database, qualsiasi foglio di lavoro Excel può essere salvato o in formato CSV o in formato TXT. Quindi l'utilizzare per l'importazione questo tipo di file garantisce la massima compatibilità, quale che sia il registro di classe che utilizzate nella vostra scuola. A questo punto andiamo su al nulla perché useremo questa classe semplice composta da soli tre studenti. Adesso il registro dei voti lo possiamo tranquillamente chiudere. Allora sento una voce, vado a chiudere anche un microfono. A questo punto ritorniamo nell'ambiente familiare del blocco note Mimio Studio e per incominciare a coinvolgere i nostri studenti nel nostro spazio di lavoro useremo la barra degli strumenti che nel menu delle applicazioni che abbiamo già visto ieri per usare la tendina e il riflettore ci permette anche di accedere alla gestione delle classi. Quindi ricordiamoci, barra degli strumenti, menu applicazioni, gestione classi. Una volta che seleziono il gestore delle classi, semplicemente mi vengono proposte le classi che io precedentemente avrò creato con il registro dei voti Mimio. Nel caso in cui non avessi creato alcuna classe, ma volessi fare delle prove anonime, in cui quindi il lavoro degli studenti non viene tracciato e gli studenti non vengono identificati ed associati a una particolare attività, posso scegliere la voce anonimo. Nel nostro caso invece facciamo una cosa un po' più interessante e selezioniamo la nostra classe di prova che abbiamo appena creato. Vado a selezionare inizio classe e la schermata che mi trovo di fronte mi permette, anzi permette agli studenti di entrare nella nostra classe virtuale. Ci sono due sistemi per entrare nella classe virtuale, anzi per essere più preciso ce ne sono tre. Il primo sistema, quello più immediato, è analogo a quello che abbiamo utilizzato prima per entrare nella classe come docente. Ecco, il sistema utilizzato prima,
Quello che parte dalla voce, strumenti, impostazioni, dispositivi mobili del blocco Notemi mio studio, ci dà tutti i privilegi del docente, quindi ci dà per così dire le funzioni di moderatore delle attività che verranno svolte in classe. Gli studenti invece accedono inquadrando un altro codice QR, che è quello che viene visualizzato quando apro il gestore delle classi. Questo codice QR invece fa sì che i tablet degli studenti, fra virgolette, subiscano o siano subordinati alle attività che di volta in volta verranno proposte dall'insegnante. Il sistema di connessione è esattamente lo stesso rispetto a quello che abbiamo utilizzato prima, quindi i prerequisiti sono assolutamente identici. Quindi, sui tablet o sugli smartphone degli studenti dovrà essere presente l'applicazione Mio Mobile. Anche i dispositivi degli studenti dovranno lavorare sulla stessa rete Wi-Fi sulla quale si troverà il nostro computer, però una volta che avranno assolto questi due prerequisiti, entrare nella classe virtuale sarà estremamente, estremamente semplice. Adesso attivo l'AirPlay sul mio tablet in modo tale da duplicarlo ancora, così vi faccio vedere, qual è la procedura per entrare nel ruolo di studenti. Allora, vediamo se funziona, se funziona AirPlay, però che è sempre enigmatico, infatti in questo caso eccolo qua, ce l'abbiamo, perfetto. Questo che vedete allora è di nuovo il mio tablet, in questo caso però entreremo nel nostro spazio di lavoro sotto forma di studente, non più sotto forma di docenti. Tocco il codice QR, mi si apre la videocamera, inquadro il codice QR che viene visualizzato a schermo. A questo punto lo studente dovrà identificarsi, quindi andare a selezionare il suo nome fra quelli che vengono proposti dall'elenco. Seleziono iPad, stabilisco la connessione e quella che vedete adesso è la schermata che si trova di fronte allo studente, quindi una schermata che non gli permette di fare nulla se non aspettare che l'insegnante avvii una delle tre attività che vengono indicate: attività di voto, attività di controllo oppure attività di collaborazione. La stessa operazione che ho fatto adesso con l'iPad, la vado a riprendere invece con il tablet Android, per il quale non vado a replicare la schermata, anche perché poi lo spazio a disposizione sarebbe esiguo. Vedete che via via che vado a far entrare nuovi dispositivi nella classe, si illuminano le sagome degli studenti che rappresentano i vari dispositivi. Un caso un po' particolare lo abbiamo invece per uno studente ipotetico che si connettesse da un PC oppure da un tablet con Windows oppure ancora da un cellulare con sistema operativo Windows. Si può fare, è sufficiente lanciare il browser, andare sul sito mobile.minio.com. A questo punto bisogna inserire un ID web, cioè non si effettua la connessione tramite codice QR perché potrebbe essere veramente molto difficoltoso se si avesse ad esempio un notebook o un computer fisso inquadrare un codice QR. Però si utilizza l'ID web che trovate riportato sopra il codice QR che si trova sulla LIM. Quindi in questo caso andiamo a digitarlo. 16362522237. Effettuo la connessione, la procedura poi è la stessa e adesso entro come studente Chrome. Perfetto, adesso tutti i miei tre studenti sono connessi alla mia classe virtuale e quindi andiamo a dare l'ok. Ricordiamoci che poi per tutte le successive connessioni gli studenti potranno sempre utilizzare la finestra della cronologia. Quindi ora vi faccio l'esempio con lo studente iPad, esco cliccando sull'icona in alto a sinistra, mi disconnetto dalla classe virtuale. Se voglio rientrare il giorno dopo, non effettuo più la trafila di inquadrare il codice QR, vado sulla cronologia e mi connetto come studente iPad, sfruttando la cronologia. Quindi è molto più veloce l'autenticazione le volte successive. Una volta che sono entrati tutti i miei studenti, clicco su OK e posso dare il via alla mia lezione collaborativa. Beh,
cosa posso fare intanto? Una delle cose più interessanti che posso fare è quella di assegnare il controllo della lavagna interattiva ai miei studenti. Quindi qualsiasi studente può prendere il controllo della LIM senza bisogno di alzarsi e andare alla LIM, oppure può aiutare un compagno che si trova alla lavagna. Dalla barra degli strumenti vado sulla funzione di controllo. Vedete che mi fa apparire una schermata in sovraimpressione che mi invita ad assegnare il controllo della lavagna interattiva a uno dei quattro soggetti che sono coinvolti nella mia attività, quindi insegnante, tablet Android, PC Chrome oppure iPad. Se vado a dare il controllo allo studente iPad, ecco, vedete che è partita quella fastidiosa replicazione dello schermo. In ogni caso lo studente iPad adesso sta ha la possibilità di controllare la lavagna interattiva. Naturalmente il docente, vi dicevo, ha dei privilegi, quindi se ritorno sulla schermata di controllo, vado sulla voce insegnante e a questo punto l'insegnante riprende il controllo e lo studente è estromesso dal controllo della lavagna interattiva. Quindi questo è già un buon sistema per passare alla gestione della nostra lezione, magari se ci sono delle verifiche da fare in volo oppure per essere sicuri che tutti gli studenti ci stiano seguendo con lo stesso grado di attenzione, passo il controllo della lavagna interattiva a uno qualsiasi dei miei studenti. Prima possibilità che mi si propone. La seconda possibilità invece è quella di effettuare dei test e delle verifiche ed è effettivamente molto molto interessante, perché immaginate di creare una lezione un po' con i presupposti che abbiamo visto ieri, no? Quindi creo un ipertesto che presento in classe con tutti i suoi link ipertestuali, alla fine del quale però inserisco una batteria di verifiche, quindi di domande da fare immediatamente al volo in classe. Ci vuole pochissimo, in qualche minuto posso verificare se tutti gli studenti hanno seguito la mia lezione, se hanno compreso gli argomenti che sono stati trattati oppure se c'è bisogno di ritornare su qualcosa perché non è stato assimilato bene dai miei studenti. Andiamo a vedere subito un esempio al volo di come si svolge una verifica e poi vedremo come si costruisce una verifica. Adesso ho predisposto una piccola lezione fittizia su Piero della Francesca, basata proprio sul sistema dei link ipertestuali che abbiamo visto ieri, quindi vado direttamente dalla prima pagina all'ultima voce che è verifica, all'interno della quale ho inserito delle batterie di domande, come vi facevo vedere prima. Vediamo proprio come si svolge in classe un'operazione di questo tipo. Gli studenti leggono la domanda e le possibili risposte sulla lavagna interattiva. Il docente, dalla lavagna interattiva stessa oppure dal suo tablet, fa partire la verifica. Nella parte bassa della schermata, se ci fate caso, avremo un timer, un indicatore che ci fa vedere quanti studenti hanno dato la loro risposta e un pulsante. Questo pulsante è verde prima che la verifica parta e diventa rosso una volta che la verifica è partita. Ci permette questo pulsante di interrompere la prova in qualsiasi momento. Diamo un'occhiata a quello che sta succedendo però sui dispositivi dei nostri studenti. Vedete, adesso ho aperto la finestra del tablet in cui viene inquadrato quello che sta succedendo sul mio iPad, cioè l'iPad o lo smartphone dello studente si trasformano in un risponditore virtuale, cioè l'app mi permette sia di prendere il controllo della LIM, ma se sono uno studente mi permette anche di dare subito la mia risposta con la pulsantiera. Quindi lo studente legge la domanda e poi dà la sua risposta. In questo caso facciamo uno studente virtuoso che dà la risposta corretta. Lo studente invece che sta lavorando su Chrome, anche lui ha la sua schermata, dà una risposta, ma in questo caso gliela dà errata. E adesso passo anche al tablet Android e anche a lui facciamo dare una risposta errata. Quando tutti gli studenti hanno dato la risposta, la prova si interrompe automaticamente e ritorna alla schermata iniziale. A questo punto ho anche previsto un grafico che mi fa vedere come si sono divise in maniera anonima a questo livello le risposte degli studenti e mi fa vedere anche qual era la risposta corretta. Passiamo alla domanda successiva, facciamo partire la verifica premendo il pulsantone che si trova in basso. Vedete che in questo caso il template è cambiato. Mentre prima avevamo quattro pulsanti ABCD,
Adesso invece il template è diventato corrispondente alle possibili risposte che possono dare gli studenti, che sono vero o falso, quindi ce ne sono soltanto due. Andiamo a rispondere. Ecco, in questo caso la domanda era corretta, la risposta è stata data correttamente soltanto da uno studente su tre, però qui c'è un piccolo trucchetto, perché con Photoshop siamo andati a ingannare gli studenti per verificare che effettivamente abbiano seguito la lezione. In effetti l'opera di cui si parlava è di dimensioni molto piccole, però qua abbiamo già creato una domanda che sembra suggerire il fatto, essendo un'affermazione più che una domanda, sembra suggerire il fatto che l'opera sia di grande dimensione. Poi c'è una fotografia chiaramente contraffatta in cui l'opera appare gigantesca, in realtà è molto piccola. Insomma, un trucchetto proprio per vedere se i nostri studenti ci hanno seguito fino in fondo. Procediamo ancora con qualche domanda. Trasformiamo i dispositivi dei nostri studenti in altrettanti risponditori, diamo le nostre risposte e quindi andiamo poi avanti con la nostra verifica. Magari saltiamo alcune domande, perché questa è interessante, perché voi sapete che nel mondo anglosassone sono molto popolari i test a risposta chiusa, però per la nostra formazione in realtà sono poco indicativi, perché è molto importante anche verificare che gli studenti sappiano argomentare le loro opinioni, quindi non soltanto premere dei pulsanti, ma sapere spiegare quello che pensano. Con la nostra applicazione Mimio Mobile possiamo far sì che gli studenti possano anche digitare del testo con una lunghezza o predefinita oppure a piacere. In questo caso vedete che il compito è una domanda aperta, e di fatto quando noi lanciamo questa verifica sui dispositivi dei nostri studenti compare una finestra aperta che permette loro di digitare il testo come preferiscono. Una volta che lo studente poi ha digitato il suo testo, può schiacciare il pulsante invia risposta, in questo modo non può più cambiare idea e la sua risposta viene salvata nel registro dei voti Mimio. Se per caso qualche studente si attardasse e noi vedessimo che il tempo sta scorrendo, osservando sempre il timer che si trova in basso, possiamo forzare l'uscita del nostro studente premendo il pulsante rosso. Noi premiamo il pulsante rosso, per così dire, interrompiamo manualmente, brutalmente la prova, quindi chi non ha ancora dato la sua risposta non avrà più la possibilità di farlo. Ecco, come si possono creare questi momenti di domanda e di risposta? È veramente molto semplice. Si parte sempre dal blocco note Mimio, quindi vado a creare una nuova pagina, immaginiamo proprio di partire da zero. Dal blocco note Mimio noi lavoriamo su di una pagina bianca, apriamo la galleria che ieri abbiamo imparato ad utilizzare e andiamo su una cartella specifica della galleria. La seconda cartella si chiama domande e risultati e mi serve proprio per andare a prendere i template di domanda che sono già belli e pronti. Quindi non devo fare nulla di particolare se non immaginare le domande e le possibili risposte. Seleziono il template che mi interessa, lo trascino nella mia area di lavoro, vado a digitare nella parte alta la domanda. Poi vado ad inserire le possibili risposte in corrispondenza dei vari pulsanti che vengono presentati sotto. Se voglio personalizzare ulteriormente il mio template di domanda,
vado a cliccare sull'icona che si trova in basso a destra. Vedete che una volta che lo faccio, è come se il template si rovesciasse e do la possibilità, se voglio, anche in corsa di aggiungere o togliere delle domande. Magari inseriamo una possibile risposta. Posso decidere se far vedere o no la risposta corretta ai nostri studenti una volta che la prova è terminata. Magari diciamo che non vogliamo far vedere la risposta corretta agli studenti. Ed infine possiamo anche modificare il peso della domanda. Il peso della domanda significa che una domanda più difficile avrà un peso maggiore rispetto ad una domanda più facile. Quindi uno studente magari potrà rispondere, correttamente a diverse domande facili, quindi leggere, però potrà rispondere male soltanto ad una domanda però più pesante e quindi la sua votazione complessiva sarà inferiore rispetto a uno studente magari che sarà andato così così nelle domande più leggere, ma avrà risposto correttamente alle domande più pesanti. Come mettiamo ad esempio un peso di 120, torniamo al nostro template. Vedete che, come richiesto, mi è comparso un nuovo campo per inserire un'altra possibile risposta. Poi andiamo a selezionare la risposta corretta, quindi clicchiamo sul cerchio grigio. Una volta che poi clicchiamo col destro sul template e blocchiamo il template stesso, vedete che scompare qualsiasi indicazione della risposta corretta. Poi, se vogliamo, sempre dalla galleria, andiamo sulla cartella risultati grafici e trasciniamo anche un grafico, come quelli che avete visto prima, che ci daranno diciamo, una risposta anonima, immediata, su come si saranno divise le risposte della nostra classe. Ricordatevi una cosa però importante, se volete inserire il grafico, lo dovrete inserire sempre nella stessa pagina del blocco note in cui avete inserito la domanda. Quindi non fate una cosa del genere, ossia creare una pagina nuova e inserire il grafico nella pagina successiva. Quindi una cosa del genere, no, non va bene. Cioè il grafico e la sua domanda devono necessariamente trovarsi nella stessa pagina, altrimenti banalmente il grafico non si attiva, non funziona. Blocchiamo anche il grafico, poi se vogliamo all'interno di questo template possiamo inserire qualsiasi tipo di contenuto multimediale ci interessi. Quindi avete visto che prima nel test c'erano delle immagini, ma potremmo allo stesso titolo inserire dei video, potremmo inserire dei brani musicali, quindi qualsiasi contenuto, qualsiasi spunto abbia un senso per la nostra verifica, noi lo inseriamo nella pagina e poi starà a noi, insomma, lavorare anche un po' di immaginazione per capire come strutturare il nostro test. Un'altra cosa che vi faccio vedere è questa. Allora, sblocchiamo tutto. Proviamo a cambiare domanda, ossia formuliamo una domanda che non abbia una risposta corretta. Può essere, ad esempio, dove volete andare in gita scolastica. Quindi non c'è una risposta corretta perché vogliamo soltanto fare un sondaggio. Ecco, nel caso di sondaggi non andiamo a indicare, non andiamo quindi a spuntare una risposta particolare, ma andiamo a spuntare l'ultima casella, quella che è rappresentata da uno zero. Significa che non c'è una risposta corretta, ma tutte le risposte hanno lo stesso peso, vogliamo soltanto fare un sondaggio fra i nostri studenti. Quindi blocchiamo tutto e questa è diventata una pagina di sondaggio. Quindi se facciamo partire ancora una volta la nostra verifica, vedremo che i nostri studenti, ecco, avranno ancora la possibilità di partecipare al sondaggio. Intanto l'iPad ha perso la connessione, si è disconnesso. Ora proverò. Eccolo qua, è arrivato. Ho un po' di ritardo la connessione wifi qua nell'ufficio da cui vi sto parlando. Terminiamo manualmente la prova. Quello che abbiamo visto adesso è un percorso di domande e risposte strutturato basandosi su di un lavoro preliminare che comunque abbiamo dovuto fare in classe, cioè abbiamo dovuto, pardon, a casa, un lavoro che abbiamo dovuto fare a casa, quindi creare la nostra lezione sul nostro computer e poi inserire la batteria di domande manualmente, quindi immaginandoci queste domande. Però molto spesso noi abbiamo già a disposizione tante risorse
sotto forma di PDF, fotocopie, siti web che offrono già delle domande a risposta multipla di questo tipo. Beh, non è il caso di mettersi a ricopiarle manualmente, possiamo utilizzarle direttamente con un altro strumento molto interessante che troviamo all'interno del blocco Note nel mio studio, che ci permette di fare delle verifiche al volo basate su qualsiasi tipo di contenuto sia visualizzato in quel momento sulla nostra lavagna interattiva. Adesso faccio un esempio andando a prendere un PDF, eccolo qua, di una prova Invalsi. Ok, quindi un documento che ho scaricato da internet, lo può fare chiunque, così come ce ne sono tanti altri. Qui abbiamo delle domande con delle risposte multiple, né più né meno. Ecco, come possiamo lavorare se vogliamo partire da un presupposto di questo tipo? Non abbiamo fatto nessun tipo di lavoro, quindi il software di gestione, il blocco Note Mimio Studio, non ha assolutamente idea di come stiamo lavorando. Dovremmo dargli soltanto qualche indicazione. La barra degli strumenti, ricordiamocelo, resta sempre in primo piano, quindi la usiamo sempre, ad esempio, per la tendina. Visualizziamo soltanto la domanda che ci interessa. Poi apriamo di nuovo il menu delle applicazioni, quello attraverso il quale siamo andati sul gestore delle classi e sulla funzione di controllo, e andiamo sulla voce risposta rapida. Si apre un piccolo pannello, simile a quello che abbiamo già visto prima, che mi permette di far partire una verifica al volo. Quando però vado sul pulsante verde avvia sondaggio, il software mi chiede: prima di partire, quanti pulsanti accendo sui dispositivi dei tuoi studenti? In questo caso abbiamo quattro possibili risposte, A, B, C, D. Ok, coerentemente do A, B, C, D. Che cosa succede adesso? Beh, sui dispositivi degli studenti succede esattamente la stessa cosa che abbiamo visto prima, quindi i dispositivi degli studenti si trasformano in tanti risponditori, attraverso i quali gli studenti, dopo aver letto la domanda alla lavagna, possono andare a dare la loro risposta. Adesso do anche la risposta con il tablet Android. Una volta che tutti gli studenti hanno risposto, la verifica si chiude e l'applicazione mi chiede qual era la risposta corretta. In questo caso lo so e vado a dirgli la risposta corretta era C. Volendo, potrei anche lasciare in sospeso la risposta corretta. Passiamo poi a una seconda domanda e così via. Possiamo lavorare in questo modo per tutte le domande che vogliamo. Quindi questa funzione non è vincolata soltanto ad una verifica così spot fatta una volta, ma possiamo proprio sfruttare appieno delle batterie di domande preesistenti. In questo caso, facciamo l'esempio, io non so quale sia la risposta corretta di questa domanda, lo lascio vuoto. Sarà poi mia cura, in un momento successivo, andare a inserire la risposta corretta, perché voglio andare avanti con le mie domande. Ok. Adesso ci fermiamo qui con l'utilizzo dei risponditori, perché voglio farvi vedere come ha lavorato il registro dei voti mentre noi stavamo, fra virgolette, giocando con i nostri studenti, perché il registro dei voti nel frattempo ha continuato a lavorare, ha raccolto tutti i dati che via via venivano inviati dagli studenti che partecipavano alle prove. Quindi apriamo il registro dei voti, andiamo dal menu a tendina sulla classe che ci interessa, quindi classe di prova 1. Scelgo la data, quella odierna. Vedete che via via che faccio le scelte sui menu a tendina si attiva il menu a tendina successivo e mi dà la possibilità di vedere una delle due prove che ho fatto. Ricordiamoci, la prima prova è quella che abbiamo fatto su Piero della Francesca, quella basata sulla lezione che ho preparato io col blocco Note nel mio studio. La seconda prova invece è quella che abbiamo fatto al volo sul PDF della prova Invalsi. Andiamo sulla prima verifica, vedete che ho subito, a colpo d'occhio, la visione di come è andata la prova. Posso ordinare dal voto più alto a quello più basso i miei studenti. Beh, qua si sono divisi fra uno studente che ha dato tutte le risposte corrette e gli altri due che le hanno date tutte sbagliate. La domanda 4 richiedeva un input testuale e di fatto vedete che posso andare a vedere anche leggere il testo che è stato scritto dallo studente. Ecco, la cosa bella è che
questo sistema mi permette di evitare la procedura spesso molto noiosa di correggere dei test a risposta multipla, perché immediatamente mi dà il riscontro di come sia andata la prova. Per le domande a risposta aperta, naturalmente il computer non è in grado di interpretarle, quindi il voto sarò io a doverlo andare ad assegnare manualmente. Per la seconda prova, invece, quella basata sul PDF, vedete che abbiamo una classifica dei nostri studenti soltanto per la prima domanda, perché per la prima domanda noi abbiamo detto al software quale fosse la risposta corretta. La seconda colonna, invece quella della seconda domanda, è in grigio perché non avevamo specificato la risposta corretta. Notate che a farci da promemoria, comunque il software ha fatto un'istantanea della schermata, quindi anche a distanza di giorni o di settimane posso andare a rivedere esattamente che cosa si vedeva sulla LIM quando gli studenti hanno risposto in quel modo. Quindi potrei anche non ricordarmi, perché era una prova fatta al volo, potrei anche non ricordarmi esattamente quale fosse la domanda, ma il software mi aiuta perché mi ha fatto proprio una fotografia della schermata. Quindi vado a vedere la domanda e poi manualmente, andando sulla voce modifica domanda, posso andare ad assegnare la risposta corretta e quindi di conseguenza il software mi ricalcola i voti e va a modificare la classifica dei miei studenti. Quindi questo per quello che riguarda le attività di voto. C'è un'altra parte ancora che secondo me è veramente molto interessante, che è invece basata sulle attività collaborative. Come funziona? Ritorniamo sulla nostra lezione basata su Piero della Francesca. Ecco, qui ci vuole un po' di lavoro, però il risultato è veramente molto interessante. Qui ho creato una schermata un po' particolare perché nella parte bassa della pagina ho inserito delle immagini prese da internet di opere d'arte, quindi ho creato una sorta di paniera, no, di opere d'arte, e il compito è questo, cioè gli studenti ognuno singolarmente dovrà andare a prendere l'opera d'arte che si trova in basso e andarla a collocare nel campo corretto. Ci sono, attenzione, anche degli elementi di disturbo, cioè delle opere che non c'entrano nulla e che quindi andranno lasciate nel paniere sottostante. Ecco, come facciamo a distribuire, per così dire, ai nostri studenti questa schermata in modo tale che gestiscano loro la prova? Nella parte alta del blocco Notemi mio studio ho un pulsante, ieri l'abbiamo deliberatamente saltato, perché ci avrebbe solo confuso le idee, ma lo usiamo adesso, cioè la funzione collabora, si trova in alto. La funzione collabora ha proprio lo scopo di prelevare il contenuto che si trova in quel momento nel blocco note di mio studio e di distribuirlo su tutti i dispositivi dei miei studenti, che a quel punto lavoreranno ciascuno autonomamente oppure in gruppi sul compito che io ho assegnato loro. Adesso entriamo anche con il nostro tablet Android. Ecco, quella che state vedendo voi adesso è l'immagine che si vedrebbe sulla lavagna interattiva. Immaginate adesso di avere proprio una visione a volo d'uccello dell'attività che stanno svolgendo gli studenti, ognuno sul proprio tablet. Quindi in tempo reale io vedo effettivamente che cosa stanno facendo i miei studenti e se voglio posso anche prendere il controllo dei loro tablet per lavorare insieme. Si fa così. Posso mettere in pausa col pulsante di pausa che si trova in basso oppure vado sulla voce seleziona che si trova in basso alla destra del pulsante di pausa. Posso selezionare uno o più studenti, in questo caso ne seleziono uno. Clicco sul pulsante di spunta ed ecco che prendo il controllo dalla lavagna interattiva o dal mio tablet, del suo tablet e volendo posso anche inserire delle annotazioni, quindi posso anche scrivere a mano libera sul tablet dello studente. Lo studente a sua volta può lavorare su quello che sto facendo io. Quindi ora faccio magari un'annotazione a mano libera usando lo strumento penna
sul tablet dello studente e lo studente vedrà questa annotazione comparire sul suo tablet. Quindi è un buon modo proprio per lavorare in maniera collaborativa. Gli studenti possono lavorare autonomamente oppure suddivisi in gruppi, il docente però ha sempre il polso della situazione, vede in tempo reale cosa stanno facendo gli studenti sui loro dispositivi, può eventualmente mettere in pausa l'attività, prendere il controllo dei dispositivi per intervenire e tutto il lavoro che viene svolto in questo modo poi viene anche salvato, quindi può essere riutilizzato. Ecco, utilizzo anche l'interfaccia di Chrome per farvi vedere proprio in tempo reale come funziona. Ora tiriamo fuori la schermata dell'iPad. Adesso mi sposto dal computer e vado sull'iPad. Vedete, da una parte avete la riproduzione di quello che io sto facendo sul mio iPad, col tablet Android, poverino, quasi esaurito le batterie. Sto lavorando solo sull'iPad e il docente vede quello che sta succedendo su tutti i tablet degli studenti. Poi quando io vado a interrompere la prova, quindi clicco sul pulsante in alto a destra per chiudere la finestra. Tutte le attività che sono state svolte in questa modalità di lavoro vengono salvate. Vado sulla galleria e scopro che un po' come avevamo visto ieri per le annotazioni schermata, quelle che vengono chiamate sessioni di collaborazione, cioè tutte le attività che vengono svolte in questo modo, sono salvate e tenute in ordine all'interno della galleria che ha creato proprio una cartella apposita. Adesso andiamo a trovare la registrazione sotto forma proprio di dispensa virtuale, eccolo qua, 1.4.2016. Notiamo che il software coerentemente ha creato una pagina per ogni studente, quindi abbiamo la pagina del lavoro fatto dallo studente Android, dallo studente Chrome e così via. Cerchiamo di immaginare un altro tipo di approccio in cui vogliamo passare ai nostri studenti non uno schema già fatto, ma semplicemente una pagina bianca sulla quale loro possono lavorare, prendere appunti, oppure noi possiamo passare a loro dei contenuti che abbiamo fatto sulla lavagna interattiva. Dalla barra degli strumenti vado di nuovo sul menu applicazioni, collaborazione rapida. Si differenzia dal menu che abbiamo utilizzato prima, cioè quello di collaborazione, perché in questo caso i miei studenti hanno a disposizione un foglio bianco sul quale lavorare, proprio come se avessero un quadernino, no? Possono selezionare gli strumenti di disegno che trovano accessibili nella parte alta della schermata dei loro tablet e poi possono andare a scrivere, disegnare liberamente sui loro dispositivi. Adesso, secondo me, abbiamo la connessione un po' lenta perché ecco che piano piano arriva anche il lavoro che sto svolgendo sui vari dispositivi. Facendo delle cose un po' prive di senso, però tenete presente che può essere una risorsa veramente interessante se la contestualizziamo proprio in un'attività di lavoro collaborativo. Se chiudiamo la sessione di Mimio Studio, poi scopriamo ancora una cosa che voglio illustrarvi, cioè che possiamo passare ai nostri studenti qualsiasi tipo di contenuto sia presente nel nostro blocco note Mimio Studio. Ne approfitto per farvi vedere anche una funzione che ieri poi non abbiamo avuto tempo di osservare, che è quella del ritaglio schermata. Dalla barra degli strumenti, vi ricordate, abbiamo usato la funzione inserisci e inserisci file. Sotto la voce inserisci file c'è la voce ritaglio schermata. La voce ritaglio schermata è molto utile perché mi permette di fare dei ritagli di forma rettangolare, circolare oppure a forma libera dei contenuti che sono visualizzati sulla LIM. Quindi in questo caso magari ritaglio una cornice di testo e la vado a portare direttamente all'interno della pagina del mio blocco note Mimio. Facciamo un ritaglio a mano libera, vado di nuovo sul ritaglio schermata, seleziono lo strumento che assomiglia un po' al lazzo di Photoshop, che mi permette di ritagliare a mano libera le immagini. Quindi possiamo fare, se vogliamo, anche delle specie di collage, no? Andando a ritagliare le immagini e poi copiandole all'interno del blocco note.
Ecco, questo contenuto, così un po' improvvisato, che sono andato a creare al volo, lo blocchiamo e poi, sempre con la funzione collabora, lo andiamo a distribuire ai nostri studenti. Quindi tutti gli studenti adesso sui loro tablet, sui loro smartphone, sui loro dispositivi avranno il contenuto che ho passato loro pronto per essere utilizzato. Eccoli qua, li vedete gli strumenti di disegno, quindi vado a selezionare lo spessore del tratto, il colore, posso quindi inserire delle scritte, dei disegni sul contenuto che mi ha passato l'insegnante. Poi se io non avessi bloccato gli oggetti, questi oggetti sarebbero mobili, quindi lo studente prendendo lo strumento di selezione potrebbe comunque andare a spostarli, muoverli, ruotarli, quindi un po' come se sul proprio tablet lo studente avesse una versione, naturalmente un po' più semplice, un po' più leggera, del software Mimo Studio. Ecco, vedo un'osservazione interessante che è fatta dalla nostra amica. Dice: Lucia, molto bello, non mi sento abbastanza multitasking per affrontare Mimio Mobile. È normale, perché lavorare in questo modo richiede veramente non solo una buona preparazione tecnica, quindi bisogna avere una buona dimestichezza e una certa confidenza nell'uso degli strumenti, ma anche degli obiettivi molto chiari e anche una certa confidenza nella propria classe. L'incontro, infatti, che ho programmato per il mese prossimo, diciamo il quarto incontro di cui vi parlavo all'inizio, quello che è programmato per venerdì 29 aprile, è proprio basato su questo, perché in una situazione del genere l'insegnante, proprio se non ha quel livello di confidenza, ma veramente molto, molto elevato, può correre il serio rischio di perdere il controllo della lezione. Molto spesso gli studenti sono molto più bravi di noi a usare questi dispositivi. È un attimo che prendano delle strade autonome, possono sempre chiudere l'applicazione, andare su Facebook, navigare sul web. Ecco, esistono degli strumenti tecnici, tecnologici, fatti apposta per evitare che gli studenti escano, per così dire, dal seminato, che affronteremo proprio nell'incontro di venerdì 29 aprile. Poi mi piacerebbe, negli incontri successivi, fare anche così dire, piccoli momenti, così di riflessione con degli insegnanti che utilizzano già queste soluzioni, perché siano loro in prima persona a portare la loro esperienza e magari a dare anche qualche suggerimento pratico di come ci si può muovere. Quindi ricordatevi che vale sempre la pena di dare un occhio alla pagina formazione del sito Mimio Classroom, perché ho proprio idea di ampliare, no, il raggio d'azione, andare a inserire sempre nuovi argomenti, diversi punti di vista. Ecco, quindi non solo formazione tecnica, ma il contributo anche di docenti che hanno sperimentato sul campo queste risorse. Ok, direi che per l'incontro di oggi abbiamo già messo molta, molta carne al fuoco, sicuramente. Vediamo un po' le domande. Ecco qua, dunque, Sabrina Angeli scrive: se utilizzo delle figure tipo rettangolo e poi inserisco delle linee che lo suddividono in parti, non riesco successivamente a riempirle di colore, infatti si colora tutta la figura. Esatto, ecco, questa è un po' una limitazione del software, perché se io vado a creare, poniamo, un rettangolo, e poi lo suddivido con delle linee, di fatto la linea rimane, per così dire, su di un livello superiore rispetto al rettangolo, per cui se vado a fare un riempimento dell'oggetto, usando il secchiello, mi riempie il rettangolo e non soltanto la porzione delimitata dalla linea. Un'idea per fare un riempimento di questo genere, ma in realtà un sistema diretto non c'è. Si potrebbe, volendo, lavorare in questo modo, cioè creare un rettangolo così che abbia un colore differente e poi mettere un altro rettangolo sotto. In questo modo, ecco, quindi non effettuo proprio un riempimento con il secchiello, ma lavoro con delle aree di colore diverso. Però è un lavoro che devo fare io manualmente, creando dei rettangoli, e non posso usare il secchiello. Purtroppo non c'è la possibilità, per così dire, di spezzare in due una figura utilizzando una linea. Può darsi che magari nella prossima versione del software
venga inserita una funzione del genere, perché non è la prima volta che viene richiesta, ecco, quindi è un'esigenza decisamente sentita. Vediamo se ci sono delle altre domande, mi sembra di no, quindi vi mando ancora il link alla pagina della formazione del sito di Menu Classroom. Vi ricordo ancora che poi questi nostri incontri vengono registrati e li potete vedere anche a distanza di tempo, nel caso in cui ve ne foste perso qualcuno che vi interessava, sul nostro canale YouTube. Vi ho passato adesso il link anche per il canale YouTube. In ogni caso, poi abbiamo i vostri indirizzi email nel nostro database. Prometto che non vi molesteremo con delle mail indesiderate, però spero che partecipiate ai prossimi nuovi incontri che faremo su argomenti diversi. Quindi, nel caso in cui poi non vi ricordaste di visitare la pagina formazione, ne riceverete comunque sulla vostra casella email i calendari dei nuovi corsi, via via che ci saranno degli aggiornamenti. Quindi vi ringrazio ancora per l'attenzione, visto che anche stasera siete stati numerosi come ieri, mi fa sicuramente molto piacere. Ecco, per richiedere l'attestato di frequenza, fate così, anche questo è piuttosto semplice. Mandate una mail direttamente a me, paolo.tedeschi@ligra.it. Ricordatevi però di specificare il nome, il cognome e il vostro istituto, così vi preparo un attestato in formato PDF che certifica che avete seguito questo nostro incontro. Vi ricordo una cosa, probabilmente non riuscirò a preparare gli attestati prima di mercoledì, giovedì, perché la settimana prossima sono fuori ufficio per lavoro, sono in trasferta, quindi difficilmente avrò la possibilità di preparare gli attestati. Comunque, tengo da parte le vostre richieste, appena rientro in ufficio, vi preparo gli attestati. Vi ringrazio ancora, vi auguro un buon fine settimana, un buon lavoro la prossima settimana. Poi ricordatevi, se avete delle domande, delle richieste particolari, sfruttate tranquillamente il mio indirizzo email per qualsiasi esigenza. Grazie ancora e buona serata.